È stato affidato alla delegazione Valiteramane dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo questo bene confiscato alla criminalità e messo a bando nel 2021 dal Comune di Canzano. 10 in tutto le delegazioni dell'associazione in Abruzzo che operano grazie al contributo di circa 120 volontari. Questo bene confiscato si trova in Contrada San Martino nel Comune di Canzano, su un'area di oltre 3.000 ettari, ed è qui che sorgerà un centro regionale pilota di protezione civile con il primo campo macerie della Regione Abruzzo per l'addestramento di unità cinofile specializzate nella ricerca di dispersi. Attualmente noi andiamo o al nord, nel Trentino, nel Veneto, ce n'è uno a Foligno nel quale è stata fatta un'esercitazione interregionale, oppure andiamo in Molise, a Campochiaro, vicino Boiano. Primo in Abruzzo e sarà un campo completamente particolare, un campo che rispecchierà i crolli dei paesini abruzzesi. I borghi. Esatto, il borgo. Il bene confiscato che vi mostriamo è composto da una villa di 300 metri quadrati su due piani con vista panoramica, con tanto di piscina che diventerà una vasca per l'approvvigionamento d'acqua in caso di emergenza, ed una stalla a più piani, un tempo usata per il ricovero di cavalli, che si trasformerà in una rimessa per mezzi e attrezzature di protezione civile, con un'officina nel seminterrato dove i meccanici volontari potranno aiutare a costo zero l'associazione. Ci sarà anche una pista di decollo ed atterraggio per elicotteri, una sala operativa da cui coordinare gli interventi. Interventi nel teramano e un centro prelievi a servizio di anziani soggetti fragili. Questo servirebbe a ridurre la fila agli ospedali, evitare disagi per le persone anziane, perché arrivare qui con la macchina, scendere, fare 2 metri a piedi, avere il prelievo e tornarsene a casa è sicuramente più semplice che intasare un ospedale. Per realizzare tutto il progetto serviranno non meno di 400.000 euro e l'associazione, oltre a qualche aiuto di privati che hanno fornito gratuitamente attrezzature e mezzi agricoli per ripulire questo bene dalla giungla che lo aveva fagocitato dopo anni di abbandono, necessita ora di aiuti economici da parte di quelle stesse istituzioni che senza il mondo del volontariato sarebbero puntualmente in ginocchio davanti a calamità ed emergenze.